Ciao a tutte ragazze, bentornate. Oggi siamo qui nel mio bagno perché mi sono decisa a mostrarvi la mia umile, semplicissima make-up collection che tengo qui dentro questo armadietto del bagno. Ci sono quattro file e una fila è completamente dedicata ai miei trucchi. Brevemente vi dico che tutto quello che state per vedere sono tutte cose che sono state acquistate da me perché l'esplosione per la passione per il trucco è iniziata più o meno quando ho iniziato a lavorare, quindi io sono veramente orgogliosa di questa mia piccola e modesta make-up collection perché sono tutti acquisti che sono stati fatti da me e sinceramente è da un po' di tempo che mi piacerebbe allargarla, non tanto per quanto riguarda la qualità, ma per la qualità. Ci sono molti brand che non ho mai provato e mi ispirano parecchio, quali ad esempio le famose palette di Anastasia Beverly Hills o Huda Beauty, che è un marchio che a me proprio interessa tantissimo. Però in questi 2 anni, quando io e Francesco abbiamo scelto di sposarci, quindi con le spese per la casa e per il matrimonio, ho dovuto un po' accantonare l'acquisto del make-up. Però ora che abbiamo finito finalmente con le spese, mi piacerebbe continuare con l'acquisto di nuovi prodotti da provare. E per ora comunque sono qui, infatti non sembra molto in ordine perché i prodotti sono tutti ammassati tra di loro, però sto valutando l'idea di prendere una toeletta da mettere in camera da letto. L'unica cosa è che devo un po' vedere su internet le misure, perché ho paura che dove vorrei mettere la toeletta andrebbe poi a toccare troppo con l'anta dell'armadio una volta aperta, quindi devo ancora un po' valutare. Comunque, brevemente, io qui ho questo grandissimo contenitore con divisori di plexiglass preso anni fa su Amazon, che praticamente era grande quasi tutto il cassetto del mobiletto del bagno che avevo a casa dei miei e ce l'ho da un bel po' di anni. Poi qua ho tre cestini, poi vi dico cosa c'è dentro. Qui abbiamo due palette che utilizzo quotidianamente e questo praticamente è uno di quei scomparti per il guardaroba dell'IKEA in cui ho messo tutte le mie palette occhi e tranne per qualche palette viso. Ora io tiro fuori tutto piano piano e lo vediamo insieme qui. Eccoci qua, ho tirato fuori il contenitore di plastica e ora vediamo un po' nel dettaglio cosa c'è. Allora, innanzitutto da qui a qui abbiamo tutti i prodotti labbra, come potete vedere. Allora, questo che è proprio un divisorio per rossetti che avevo preso dai cinesi, ho tutti i miei rossetti liquidi, quindi ho quelli di Maybelline. Poi ho questo di cui non se ne sente parlare tanto, ma io adoro. È lo Stay Matte, il Liquid Lip Color della Rimmel, che ho in versione matte e c'è anche in versione vinilica. Poi ho il rossetto liquido della Too Faced. Ne ho uno di Chanel, questo mi è stato regalato. Poi ho questo qui, ah, è quello di Mulac, che mi piace tantissimo. Questo è nella versione vecchia, perché Mulac ha rifatto il packaging dei rossetti liquidi. Questo è Charm, come potete vedere, è utilizzato tanto, mi piace tantissimo. E poi ho i liquid lipstick di Wycon, che a me piacciono tantissimo. Non sono chissà che, però mi piacciono e uno già l'ho finito. Poi, continuando, allora qui ho tutti i gloss e i rossetti liquidi vinilici. Questi sono tutti lip gloss, questi sono quelli di Kiko, che sono veramente, veramente buoni, questi qui. Poi ho questo che mi piace tantissimo, è della collezione dell'anno scorso di Essence, che ha l'effetto plumping in questo color bellissimo. E al mentolo e rinfresca tantissimo. Poi ho questo di Collistar, questo di Bioniche che non metto praticamente mai, infatti è nuovo, e questi della Essence. Poi qui invece ho le matite che non sono tante perché non metto molto, non indosso molte matite. Ho queste di Essence.
questa di neve che mi piace tantissimo, la Cloud, sì. E poi questa qui che mi è uscita in una delle box di Look Fantastic. E poi questa di Huda che mi è uscita in un kit con i mini rossetti liquidi, che è bellissimo il colore. Ve la consiglio, che è Trophy Wife. Metti a fuoco. Niente, non vuole mettere a fuoco. E poi ho questa invece che è per occhi. La conoscete, è Ego. E poi qui ho rossetti vari. Quello di Fenty. Questo qui di Yves Rocher, che mi piace tantissimo, fa parte dei matte. E il mio è il colore 150. Vediamo se... è questo colore rosato, bellissimo, che dura tantissimo. Poi, ancora, ne ho un altro. Ecco, giusto. Ne ho un altro. Ecco, giusto anche un altro. Ecco. Questo qui di Clarin. Un altro mini di Clarin, questo dorato qui rosso, il lip gloss di Pixi. Ho quest'altro di Brochet, questo invece, oddio, Grand Rouge, che è un rosso ciliegia, bello. E poi qui ho i miei tre di neve che io adoro, adoro tantissimo questi rossetti di neve. Comunque io ho Pain au Chocolat, Coco Cupcake e Birdie Cake, se ne so a memoria. Poi i miei mini rossetti liquidi di Huda, che amo la follia, che sono, uno è Geisha, sì, questo qui. Questo è un demi matte, bellissimo, che rimane giusto, quindi un po' lucido. Invece questo opaco, questo invece è Trophy Wife, quindi il colore della matita. Poi ho due rossetti di Mulac, che adoro. Allora, vabbè, questi rossetti li conosciamo, penso, un po' tutti. Sono rossetti che non a tutte piacciono, perché sono estremamente secchi. Però, mettendo sotto prima un velo di burro cacao, vanno benissimo. Io ho la colorazione Crazy Like Fox, che è un rosso bellissimissimo. E ovviamente sono matte. E hanno, non sto scherzando, una durata quasi al pari dei rossetti liquidi, proprio per il fatto che sono secchi. E poi ho questo colore che un po' mi aveva deluso, Rudolph, che visto dal web, dal sito, mi sembrava un color nude, così come lo vedete, però poi indossato è scurissimo, cioè questo è il colore come sembra, però poi indossato è scurissimo. E quindi non lo indosso tanto, perché i rossetti scuri, insomma, li utilizzo giusto un po' la sera. Comunque li adoro. Poi qui ho i miei rossetti del progetto smaltimento, in più un altro rossetto liquido che qui non entrava, che è il fantastico Uncuffed di Fenty Beauty, il rossetto liquido che, come potete vedere, anche questo è utilizzato tantissimo. E poi ho un altro lip gloss, questo è bellissimo, di Bottega Verde. Un chubby di Cian, che purtroppo si è tolta tutta la scritta. E questo rossetto, no, sbagliato, questo che è tipo un olio, di Clarin. Poi ho questo, che è anche questo è buonissimo, di Kiko. Questi sono i Gossamer Emotion. E ho la colorazione 112. Vi faccio vedere il colore. Comunque è questo qui. Bellissimo, anche questo è tipo un rosso ciliegia, tra un rosso e un fucsia. Oddio, scusate, non riesco a chiuderlo. Ok, ci siamo. Comunque, andiamo avanti. Poi qui ho questi due scomparti, in cui ho tutta la roba, diciamo, i trucchi della base. Allora, qui ho Terre Blush e un illuminante. Allora, questo, vabbè, il fondotinta compatto. Questo è un blush della Kiko, della collezione Waterflower Magic. Un illuminante di Wycon, che ora non riesco a prelevare, comunque questo qui. Poi questa terra, che è l'amore, è una scrivenza pazzesca, di Bottega Verde, di una vecchia edizione estiva.
una terra di Sien, anche questa non è male per il prezzo che ha, e poi un blush di Essence, quelli i Matte Touch Blush, e poi ho questo blush della Fall 2.0 di Kiko, che non mi piace per niente, l'avevo preso dal sito e ho sbagliato colorazione perché non è per niente adatta a me, che diciamo ha il colore sia della terra che del blush, però questo rosa è decisamente troppo chiaro per me e quindi lo utilizzo solo mischiato con questo. Poi qui invece ho ciprie e ombretti singoli. Allora, ho questo blush ancora di Nabla che ho trovato nella box, questa cipria di Essence, questa cipria di Too Faced, la cipria che utilizzo nel progetto smaltimento, questa della Puro Bio, il fondotinta di Neve, poi qui c'è una piccola taglia della cipria in polvere libera di Kat Von D e tre ombretti singoli. Questo di The Balm, questo è il colore, che è molto duochrome, bellissimo. E poi, anzi ve lo faccio vedere meglio, guardate qua. Non si vede molto. E poi sempre ombretti mono, questo della Essence, il Melted, che io nella colorazione 06, e poi questo ombretto di Essence che utilizzo come blush. Infine qui ho prodotti che devo ancora provare, che non voglio ancora aprire, ovvero un blush della Too Faced e questo bronzer di Mesauda. Poi vabbè, ho il piegaciglia, temperini, questo non mi tamperà più, questo per le sopracciglia di Wycon, un fissatore di Kiko e questo blush in crema della Lessis Better di Kiko. E poi, sempre prodotti nuovi, qui ho un piccolo rossettino di La Masca che non mi entrava qui, un altro rossetto liquido nuovo che avevo trovato nelle box, questo è di Avon ed è rosso. Altri rossetti, anche questo che ho trovato nella box di Mesauda, un chubby. E poi qui ho la mia palette di Natale di Too Faced, che purtroppo ho dovuto mettere qui perché non mi entrava altrove. Ok, ora ho tirato fuori i cestini. Comunque, vabbè, in questo ci sono i pennelli. Io non ne ho tantissimi, però comunque mi piace lavarli spesso, quindi non sento neanche il bisogno di averne 100.000. Comunque vi faccio vedere i miei preferiti, che sono indubbiamente i Real Techniques, proprio sono stato l'acquisto più bello, utile del mondo. In particolare io amo questo, che uso principalmente ora per la cipria, ma va benissimo per il blush, anche per la terra. Infatti mi sembra che è un po' un pennello un po' passepartout, che si chiama infatti Multitask Brush. Poi un altro pennello che mi piace tantissimissimo, vediamo se lo ritrovo. Oddio, eccolo qui, è questo di Mulac che avevo preso dal sito, che utilizzo quindi per sfumare la piega dell'occhio, e questo qua è shadow, non so se è il numero, comunque mi sembra sia tipo il 7 o l'8. Mi piace tantissimissimo, è comodo, fantastico, non costa tantissimo, però per me ne vale la pena. Poi un altro pennello che porto soprattutto quando vado via, sto fuori casa, è questo, perché è duo, è di Bottega Verde e fa sempre parte di quella collezione di anni fa estiva, che quindi ha un lato per il blush e l'altro che è obliquo, quindi utilizzo per fare contouring. È fantastico, le setole sono buonissime e dopo che le lavo tornano sempre abbastanza bianche. Poi un altro pennello che mi piace, ma è un pennello stupidissimo perché l'ho pagato 1 o 2 euro ai saldi di Kiko, e questo lo utilizzo per applicare il blush. Questo è il Face 103, è buonissimo, ce l'ho da un bel po', lo lavo di continuo, non ha perso un pelo.
Questi, vabbè, non perdono proprio, zero. È fantastico. Poi un altro ancora che vi faccio vedere invece tantissimo è questo qui di Wycon. Anche questo fa parte di un'edizione limitata, qualche collezione. Mi piace tantissimo perché ha da un lato il pennello obliquo, occhi per sfumature, eccetera, e da un lato ha questo che è di precisione, che va bene quindi per sotto l'occhio, per le sopracciglia, un po' quello che vogliamo. E poi comunque ne ho diversi. Ho quelli di Essence che però vi dico a me non fanno impazzire. Ho quest'altro di Wycon che per l'amore di Dio, dalla prima volta che l'ho utilizzato, aspetta. Spelato e spela ogni volta che lo utilizzo, fa veramente schifo. Questo invece, ad esempio, mi piace di Wycon, che utilizzo sotto per sfumare, eccetera, di Altechnics. Poi ne ho alcuni che utilizzo tantissimo e li ho pagati tipo 20 centesimi da AliExpress. Tipo c'è questo, no, questo qui è il mio primo pennello, no, questo è di Essence. Comunque, ah, questo qui che utilizzo per mettere quindi l'ombretto al centro della palpebra, che è di AliExpress. L'ho pagato pochissimi centesimi, però vi dico che alcuni mi trovo bene. Ad esempio anche questo l'avevo preso su AliExpress ed è un fake di Real Techniques, però vi dico, toccando le setole quasi che non trovo la differenza. Comunque, poi vi faccio vedere questo cestino, non mi soffermo più di tanto, perché è il cestino in cui ho i prodotti smaltimento. Quindi mi sono trovata comoda a metterli tutti qui, così quando mi trucco lo prendo, lo metto qui e mi trucco. E quindi sono tutti i prodotti del progetto smaltimento, fatta eccezione per questo qui, che è il Forever di Dior, il fondotinta. E poi il resto sono tutti i prodotti che già conoscete. Invece in quest'altro cestino ci sono tutti i miei prodotti nuovi, prodotti che non ancora apro, che diciamo utilizzo come sono i prodotti di scorta, ecco. Allora, qui per la maggior parte ci sono prodotti per occhi e sopracciglia, più qualcuno per il viso. Ho questo primer, il primer il Fresh and Fit di Essence, il fondotinta di Maybelline. Il matte in poreless, che è anche il suo correttore. Poi ho un po' di mascara, questo, una taglia di Too Faced, questo qui che mi era uscito il calendario di Clarins, e anche questo che mi era uscito sempre di Clarins, però grande. E in più ho tutti i prodotti per le sopracciglia, questo, quest'altro di riserva che già vi avevo fatto vedere, il mascara per sopracciglia Sian, così come anche questo che però ancora non trovo, e la matita che è anche il suo pettinino. E poi questi due eyeliner di scorta che ho lasciato ancora nelle confezioni e basta. Poi c'è questa che è una semplice matita nera per occhi di Yves Rocher. Qua infine qui abbiamo il cesto con tutte le palette. Allora, iniziamo questa, che è proprio, non si sa quanto ho desiderato questa palette, che è la Borderline di Urban Decay. L'ho desiderata tantissimo, proprio dalla prima, da appena è uscita praticamente mi è subito piaciuta, perché non sempre un prodotto mi piace subito all'istante. E questa poi l'ho presa un bel po' di tempo dopo l'uscita, almeno 6 mesi dopo, e l'avevo trovata in sconto su Lookfantastic. Comunque la palette, se ci riesco, eccola qua, è questa qui, bellissima, veramente veramente bella. E l'ho presa perché è adatta un po' a tutte, ha sia colori caldi che freddi, shimmer e non, e ha un po' tutti i colori, quindi sia i freddi, azzurro, verde, eccetera, sia questi più caldi. In particolare a me piacciono questi colori qui. Bellissima. Non l'ho utilizzata tantissimissimo, devo essere sincera. Poi, continuando, qui ho le due palettine di Essence di almeno 2 anni fa. Questa qui, che ha i colori caldi. Bellissima. Questo qui è un highlighter. Questo invece è un blush, il resto sono ombretti. E poi ho questa che forse mi piace di più dell'altra,
Anche questo qui ha questo che è sempre illuminante, invece tutti questi qui sono gli ombretti. Poi continuando, vabbè, ho questa che vi ho fatto vedere di non di recente, però è la Gingerbread Extra Spice di Too Faced, che vi dico ho utilizzato poco, infatti si vede che l'ho utilizzata tipo 2 volte, però è veramente bella. Invece l'altra, quella della casetta, l'ho utilizzata molto, molto, molto. Poi ho questa qui che mi era uscita in una box, che è di Shaka e ha tutte le tonalità sul grigio. L'ho utilizzata, però non è nulla di che, l'ho utilizzata giusto per andare al lavoro, eccetera. Poi questa mi piace tantissimo, però purtroppo non la uso tanto. Siete anche voi come me che più vi piace una cosa più non la usate? Io sono così. Questa è la Moroccan Spice, sì, la Moroccan Spice di Fenty Beauty. E ti faccio vedere, sono pronto tutto. Ciao, posso fare un secondo? Oddio, è un po' difficile con la mano perché non ha il cavalletto. Anche questa bellissima, è una passepartout in quanto sia colori caldi e freddi, è bellissima. Questa l'ho usata sicuramente di più rispetto alle altre perché ce l'ho anche da diverso tempo. Bella, questa veramente ha una buona buona qualità. Questa è l'unica di Revolution, questa parte se non sbaglio sì, della Reloaded, e questa è la Neutral Shoe. I colori sono bellissimi, peccato che non ha una buona scrivanza per me, non è che sia chissà cosa. Poi ho questa di Essence, dove qui ho dei blush, una terra e un ombretto. Questa degli illuminanti della Essence che non vi apro perché mi si è rotta. Poi ho questa della Kiko che invece contiene una palette viso e contiene terra, blush e 2 illuminanti. Questa non l'ho ancora utilizzata. Poi ho questa della Slick che ho trovato sempre in una box. Questa l'ho utilizzata 2 o 3 volte e mi piace. Ce la faccio ad aprirla. Questo è il reparto storico. Si può vedere da quanto è rotta, tutta rigata, sporca. È una delle mie prime palette. Praticamente questa in realtà è stata regalata a mia sorella. Però non la utilizzerò mai e me la sono presa io. È di Deborah. Ed è molto molto utilizzata. Gli ombretti non sono nulla di che, però faceva il suo. E qui praticamente aveva cipria, blush e terra, e li ho utilizzati tutti e tre. Questi le polveri di viso erano migliori. E la tengo qua, anche se dovrei buttarla, però ci sono affezionata. Poi ho questa palette che non si sa quanto ho voluto, della Mulac. Questa è la Goodbye, no, è la Daily Mood, quella con i toni decisamente caldi, e vi dirò, ora da un po' di tempo che non la sto utilizzando tanto, cioè è bellissimissima, perché ora sto un po' nel periodo toni freddi, mi vedo meglio ora con i toni freddi, però questa veramente è bellissima. Mettiamola qua. Poi ho questa di Neve, in cui però non ho tutti gli ombretti, mi sembra che ho solo 2 cialde, no, ne ho 3. Allora, questo è un ombretto, questo è l'ombretto Tonka, di una collezione primaverile, è sempre della stessa collezione, qua ho il blush, di cui però non mi ricordo il nome, e questa poi l'avevo presa io. La palette vuota. Poi ho questa che devo assolutamente riutilizzare. Questa palette l'ho voluta e l'ho cercata perché era introvabile. Appena uscita è andata sold out ovunque, ovvero la Cherry My Cherie della L'Oreal,
una palette che poi ho trovato per puro caso, dopo mesi e mesi che l'ho cercata, e vi dico, non è nulla di che, però i colori mi piacciono, però come resa, niente di che, però non l'avevo pagata tanto, l'avevo trovata anche in super sconto, tra l'altro. Poi ho questa, ragazzi, questa è una palette veramente, veramente valida, a un prezzo veramente stupido, è di Rimmel, la Magnific Eyes, è così buona, mia sorella me la rubava così tante volte che alla fine se l'è comprata uguale anche lei, quando ancora vivevamo insieme. E dai, apriti, eccola qua, questa praticamente l'ho portata ovunque, e ha questi toni comunque del nude semplicissimi. Questo è così scavato che si stava per bucare, comunque non so se si vede, ma in camera non rende tanto, ma l'ho utilizzata tantissimo, e quando vado fuori anche la porto sempre. Vabbè, qua anche il bellino, va bene, che però non utilizzo, è fantastico, mi piace tantissimo. Poi ho questa di Kiko, che però ho utilizzato veramente poco, l'avevo presa in super sconto. Questa di Kiko la utilizzavo veramente tanto, è un quad con questi colori, non è male. Io l'ho pagata massimo 4 euro, quindi per il prezzo che aveva è buona. E questa è la 101 delle Color Fever. Poi ho questa palettina di Puro Bio che è fantastica, una scrivenza pazzesca. Se riesco ad aprirla, forse. Revolution, che ho vinto nel giveaway di La Marti, guardate un po', è bellissima, questa l'ho usata, penso che si vede anche, e a differenza di questa maledetta, questa scrive tantissimissimo, ma scrive veramente tanto, non capisco, questa no, questa tantissimo, sarà che ha dei colori comunque abbastanza forti, ma anche questa, ma questa raga è la vita. E infine questa qui che mi è stata regalata, carinissima, della Deborah, che ha un po' di tutto, vabbè, qui ha dei gloss che non verranno mai utilizzati, invece qua ha queste, la Terra, blush e ombretti che vorrei utilizzare un po'. E niente ragazze, ho terminato, questa è tutta la mia makeup collection. Ho registrato anche questo video perché chissà, magari negli anni cambierà, si amplierà, chissà, e ho fatto quindi questo video perché magari un domani vedrò un confronto tra la mia makeup collection di ora del 2020 e quella che verrà. E, fatemi sapere se vi è piaciuta. Non è nulla di che, però a me piace tantissimo. Ah vabbè, poi qui ho le palettone della Pupa. Questa vecchia e questa che mi sta regalando a Natale, che mi piace tanto, ma tanto non la riuscirò ad aprire, che mi ha regalato mia nipote, e sto già utilizzando i correttori, li ho abbastanza utilizzati, comunque i colori sono molto molto belli, guardate qua, sono bellissimi. E niente, ci vediamo, ciao!